per liberare la cosa che quella lì c'è le ruote. Prendiamo la tavola più piccola. Certo. Allora prendiamo quella. Giacca, no, lascia. Allora, non andavano anche la metà tutto pulito. Mettiamo ovviamente non diremo mai. Mi sbagliamo di questo modo. Lui ci riprenderà. Noi non c'entriamo, noi non abbiamo. Non c'è più realtà, assolutamente non c'è più. La mia commedia. Peccato, Epatite, perché in fondo era una buona commedia. In fondo mancava solo il finale, ma alla fin fine, Epatite, cosa significava? Niente. Proprio niente. Ma cosa? Vuoto, senza senso. Ma stai parlando della commedia o solo del finale? Ma del finale? Di cos'altro stiamo parlando? Stiamo sempre a discutere del finale. Perché irrimediabile? Vedi che bene a quello che ti dicevo io all'inizio. L'importante invece è proprio il finale. L'importante in ogni commedia è trovare un bel finale, d'effetto. Poi vai a ritroso e scrivi tutto il resto. Ed è per questo che mi è venuta una commedia senza inizio. È assurdo. Assurdo, ma cos'è assurdo? Ma quello che tu dici è assurdo, ogni commedia che si rispetti, lo ripeto, deve avere un inizio, un centro, una fine. E lo sai perché? Perché tutto in natura ha un inizio, ha un centro, ha una fine. E il cerchio allora? Sempre in cerca di più attitudine. Minchia ragazzi, che fatica. Vorrei riprovare, prima che loro, la scena, quella importante quando dico... Facciamo una foto con lei. Dai, mettetelo un po'. Adesso sta facendo un po' di backstage. Quando facciamo la scena? Facciamo dai tempi. Sì, però vi dovete spostare. Sì, ecco. Allora, così andate più in basso. Allora, praticamente... E ora muori. E ora muori, cominciamo. E ora muori! Oh, buon Dio! Oh, grande Zeus! Oh, buon Dio! Oh, grande Zeus! Ma dove sei cacciato, Zeus? Oh buon Dio! Oppure quell'altro, più vicino. Ok. Aspetta, okay. La cosa più importante. Lui di dietro. Basta, dite lì. Ecco.
Dai, più vicini però, eh. Ok, uno, due, tre, fermi, girati. Oh, buon Dio! Ok. Perfetto. Questo è andato. Un po' di scena lì, no? Quando entra la regina, dai, facciamo quando entri, dai. Vai che schiavo, quando entri tu. No, no, però non c'è niente. Quando entri tu, entri tu. E poi sembra addirittura cavo! Finite! Finite! Ma dov'è questo schiavo? Eccomi padrona! Eccomi Finite, finalmente! C'è del lavoro da fare, abbiamo l'uva da raccogliere, c'è la mia figa da riparare. E abbiamo bisogno dell'acqua dal pozzo e tutte le stelle bighellonare. Padrona, io non bighellonavo, io stavo pensando! Uno schiavo che pensa! Ok, vabbè, vabbè. Ciao, allora, quelle... Sono in mutande, questo richiede preso, ogni momento devo più finirla. Devo anche bloccare. Questo è quello che non faccio per cerro attivino. Quando mi piego ci vado solo così. Questo commedia verrà il tuo tratto, quindi non per mani, non è preso la musica, l'hanno fatto, no, cambiamo, e dico che non facciamo. Comunque è carino, ma sono loro veramente... Voglio provare una scena di qualche scena? No, no. Riusciamo a fare un'altra cosa? Sì, un'altra mia loro, un'altra cosa. Un'altra mia loro, rimettiamo un po' di... Poi una cosa, qui siamo troppo... Tu sei siamo troppo più segno, eh? Siamo lì fuori. Perché copri? Sono copri, sono questi, no? Questi sono le luci, qui è lì. Devo mettere le croci. Quindi la colonna necessariamente deve andare dietro. E in ogni caso ho visto che Tiziana ci ha fatto caso, sono tutti, non bisogna mai scoprirsi. Tu quando prendi la macchina, mai passare davanti alla macchina. Tutti e tutti io sono e mai dalle spalle, tu hai fatto così, vedi questo qui davanti al pubblico. L'ultimo, prima di andare via, prende e lo rimette dentro, è facile. Adesso la mettiamo. Noi non abbiamo visto nulla, a quel punto c'è una pausa abbastanza lunga però, qui metto il giro lì e poi c'è la pausa. Tutte e due le cose. Appena finita la battuta, tu metti il giro. Tu lo prendi, lo metti all'inizio al centro e poi lo rimetti via. Tu sei responsabile del giro. Ok. No, ma perché lui è responsabile, me deve portare via a me. Sì, ma c'è la pausa. Ah, c'è la pausa. Quindi c'è, si può aspettare una pausa un po' lunga in cui tutti quanti rimangono. Perché c'è la sorpresa, non c'è nulla. La macchina fotografica. Per quanto riguarda le altre cose, voce, la regina, voce. La regina, no, io va bene, no. Però guarda il pubblico. Invece il coro, il coro guarda a parte di noi. Uno e poi, non guardate la regia, prendete voi, guardate da lì in poi, in questo coro. Non girate. Tu non devi parlare, eh. No, infatti non mi suggerire. Non suggerire? No, no, perché poi è meglio che non... Cioè, non ricordo come vuole, è meglio che non salta la battuta. Qui, no, 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 no,
fai la parte di preghiera, che la sinistra di prendere. Ma facciamo la seconda parte o no? Sì. Adesso che fanno gli lavoro. Tutta la seconda parte? Tutta la seconda parte di tirata. Con le musiche. Se ci riusciamo. Se ci riusciamo, è la cosa mi piace che metto le battute. Sì, sì, ce l'ha la penna. Ragazzi, adesso d'ora in poi per fuori costume, ognuno il suo e se ne tenga da conto. Perché già... Va bene. Io la cinta di Regina mi metto. Regina, dopo la cinta 2, perché questa qui è vista, non va bene, mi cascava. E poi deve essere anche più figli. Ma cosa? No, il Mac, non è che si mette prima. Già sta rilasciando gli autografi. Stai già rilasciando gli autografi? Le musiche hanno creato un po' più di confusione che altro, che molti aspettavamo. Fermi così, Laura, guarda qua. E poi una cosa importante per tutte, che da quando spingi partono un secondo, un mezzo secondo, un secondo. Per esempio, quando dice va, vai, fate le parole, io riesco, aspetto la musica, aspetto che mi vanno a fare a metà musica, quando esco, capito? Quando ad esempio l'Oscar te va ai fatti dei tarodi. Allora lì parte la musica e dopo io entro? Perché lì è tutto l'attimo, è fatti dei tarodi, boom, esco e richiesto. L'Oscar da fai tarodi parte la musica. Fate la musica, tu hai il tempo della musica per arrivare. Ma fra di entrare non di corsa, trionfale. Trionfale, lento. Trionfale perché c'è modo che c'è la musica, poi io sfumo. Lui sfuma la parte musica dal centro, lui sfuma e tu. A questo punto, a parte che tu ancora non hai, ma è importante proprio la sincronia, perché le battute le sappiamo. Quindi abbiamo effetti. Sì. Comunque ci siamo aiutati, io ho perso uno come una volta che la regina è bellissima, legale, non legale. Voglio morire ed essere dimenticato. Guarda quella cosa che abbiamo trovato al battello, mi sta bene. Aspetta, aspetta, fai una foto. Aspetta, perché non conosco dove. Adesso ce l'ho anch'io, ho un modo dopo che non è proprio. Vento, cioè noi dobbiamo aspettare il vento, così. Sì. Però diceva un po' noi. Quando... Cioè appena finisce voi, lei parte il vento, cioè al contrario. No, lo stiamo mostrando alla regina, poi c'è un pezzo di vento, però decidiamo un po' noi, perché lì veramente non c'è un riferimento. Però deve fare attenzione, quando si vede la battuta voi, c'è il vento morto, non si può vedere. Ok. Quindi, vento, lampo, però, però... un secondo. Che sta iniziare con voi, però non c'è quindi, vabbè. Ripartire, vento. Lampi, pioggia e poi aspetti che sfuma e tu vai. Questo magari lo provo il secondo con lui adesso, sì, per adesso capire sì, bene. Adesso per... Vabbè, e poi anche un'altra volta, quando c'è la musica, quando entro io, no? Vado, parte un po' la musica, poi si abbassa un pochettino sì, e voi partite. Partiamo. Però per partire, capito? Perché non no, deve essere forte perché luci si sbiancano. E poi un'altra cosa, aggiungi un posto a tavola, mi pare che andrà. Povero Filippi devo lottare. Sopra un po' di cose, sì. Il giorno di dopo. Vabbè, ma Lorenzo, ma era un divertimento, non è che. Questo è un molto giovane, quindi va bene, però... Oh grande Zeus, oh buon Dio! Thank you.
Finalmente l'entrata di Dio. La macchina si è ingarbugliata, povero tricolore. Dio è morto! Dio è morto! E non aveva neanche l'assicurazione! Diavolo, improvvisa! Ma improvvisa cosa? Improvvisa il finale, vai avanti, il pubblico ci sta guardando! Non possiamo finire così, ci vado di mezzo io! Prendo quel forfante di Pechino, sì, vai. E beh, messaggero, vedi quello che hai combinato? Il finale, dammi la spada! Ma cosa fai? Faccio il finale a modo mio! Imenea, vieni qua! Edipide, ma cosa stai facendo? Edipide, sei banale, stai rovinando il finale! Cosa fai, Filippide? È la regina che dovrebbe uccidere te. E chi l'ha detto? Dove sta scritto, Dio? Sei morto. Sei morto. No, no, fermo, fermo. Dio è morto e io scelgo di uccidere la regina. Fermo, è pazzo, lasciami stare. Sono un altro impresario. Lo schiavo decide di essere un eroe. Il finale non è questo, Sofia. Ti amo, Filippide, e vedo che sono una voglia. Le cose si mettono male, noi non c'entriamo niente. Aia, ragazzi, il coro va rifatto, eh. Noi non abbiamo visto nulla. Ma dove... Noi non abbiamo visto nulla. Fermi! Dove state andando? Questa è una commedia serissima. Ascolta un attimo, scusa però, perché io mi devo anche alzare. Se c'è sta ancora, c'è stato ancora loro che... Deve aspettare che loro... No, c'è loro, le cose si mettono male, non c'entriamo le due. Le cose si mettono male, noi non c'entriamo, ricordo là. Non abbiamo visto nulla da tenere indietro. Ma certo. Allora, credo voi la parla a voi. Allora, Ti amo, Filippide, per adesso non ho voglia. Le cose si mettono male, noi non c'entriamo, noi non abbiamo visto nulla. Fermi, dove state andando? Questa è una commedia serissima, con un messaggio. Se il messaggio, se va a puttane, il messaggio non passa. La mia commedia, la mia commedia! Ma il teatro è divertimento, divertimento. E poi c'è anche un vecchio detto, anche senza nesso, che il pubblico venga spesso. Se poi proprio volevate portare un messaggio alla regina, potevate rivolgervi alla Ten Express. Fermi tutti, sono io il messaggero. Ho un telegramma per il pubblico, è il messaggio dell'autore. E questo chi è? Tanti auguri a te. No, deficiente, non è questo il messaggio. Scusate, scusate. Dio è morto, stop. E certo, tutto è possibile, sono un eroe adesso. Non c'è più realtà, assolutamente non c'è più. La mia commedia. Peccato, Epatide, perché era una buona commedia. In fondo mancava solo il finale, ma alla fin fine... Cosa significava? Niente, proprio niente. Ma stai parlando della commedia o solo del finale? Vuoto, senza senso. Cosa? Cosa significava? Niente, proprio niente. Ma cosa? Vuoto, senza senso. Stai parlando della commedia o solo del finale? Ma del finale? Di cos'altro stavamo parlando? Stiamo sempre a discutere del finale. Perché lo ammetto, è irrimediabilmente irrimediabile. Ecco, vedi, vieni a quello che dicevo io. E il cerchio, allora?
5. Siamo in 12. Allora? Siamo in 12. Quando la Arianna sale sul palco, tu vai, tu prendi il posto suo, che solo quella dice la luce. Okay. Chi mi va? Chi mi va qui? Io sono il primo. Dai, manca 20 minuti. La faccio mezz'ora. Io? Fai. Prima e dopo la cura. Devo pure il discorso io. Anche sotto? Con lo scuro? Sì, anche sotto. Ma lui entrava dopo 3 ore. Oh, io ho chiesto quando, non mi fate così, Ma mo comincio a mozzicare qualcuno. Questo qua. Sì. Chiama Laura e di che deve dare. Anche sotto. Perché io ho fatto Giorgio adesso, tra a parlare. Io ho detto quando volete sono pronto. Apri. Mancano 35 minuti. Ma così poco, è tutto finito. Eccomi. Cioè io Laura sì. Per quanto riguarda lui non riesco a capire bene come finché devo truccare loro. No, infatti. Ma come è andata la regina? Tu senti, truccare delle trucchi, signori. Trucchi a me d'antico. Da cioè insomma non lo so. Non so. Io dico, la regina. Guarda in alto. Tu trucca le donne, brava. Allora. Mi riesci io del trucco io a te. Tanto un cazzotto già toda. È un lavoro molto più bello. No, non è uscito il sangue, dai. Su. Io ho visto entrare con tutte quelle cose qua. Non mi piace. Ok, perfetto. Allora. Quella per le sopracciglia, dove stanno? Ce l'ha lui. Ci penso io. E allora che faccio io? Faccio la riga sull'occhio. Ti devi aiutare? Ma non è scuro, non è così. Scuro? Aiuto, no! Chiudi.